questo è un materiale pronto. Sì, hanno una certa stranezza. Qui c'è una grande confusione. Questa è la confusione tipica di chi ha la mente confusa. Tutti i cambi avvengono fondamentalmente perché si rifiuta qualcosa e si cerca qualcos'altro. Stanchezza Generale, generale, insomma, di sì, un po'. dell'Italia con la sua burocrazia, le sue goffaggini, dei limiti oltre il quale un essere umano Dice basta, dice ok, basta. basta. Anche il fatto di essere ospite mi mette nella condizione di cercare di vedere le cose dal loro punto di vista e non sempre dal mio. Prova numero 12 rispetto al rumore di fondo. Allora, amici di Storyantes, ciao, siamo qui a Oslo in compagnia di Silvana che è venuta qui a fare il suo ennesimo cambio vita. È vero, Sì, Silvana, è è vero. vero, è vero. Ciao a tutti. Di origini siciliane. Tu nasci Esatto. dove, Io sono originaria di Catania, bella eh? Bellissima città. città della Sicilia. C'è stato un va e vieni tra diverse città italiane. Diciamo che potrei orientativamente dividere la mia vita in quattro fasi, Ah, quattro in fasi. quattro quarti, anzi, È uno diciamo spartito. 5 quarti, perché l'ultimo quarto ancora lo devo capire bene cosa farne. Sono stata in Sicilia, sono stata a Milano, sono stata a Roma e sono arrivata qua nel 2011. Quindi spero di concludere presto questa fase norvegese e entrare nella mia ultima fase, Quindi sei credo. una cambiatrice seriale, potremmo definirti, Sì, insomma. vorrei essere un'assassina seriale, però non, niente, non ci sono Non riuscita. dichiarare i No. tuoi. No, perché lasci Catania e te ne vai? Eri una ragazza Sì. giovane, Ma diciamo che un'universitaria. tutti i cambi avvengono fondamentalmente perché si rifiuta qualcosa e si cerca qualcos'altro che possa Di nuovo. sostituire. Quindi, in età giovanile la prima fuga è stata per sfuggire al controllo fagocitante dei miei genitori, poi è stato perché fondamentalmente ero in cerca di realtà più vicina al mio modo di essere. Quindi, ho provato Roma, ho provato Milano e Quindi ecco, si come presenta. arrivi ad abbandonare poi insomma, diciamolo così, l'Italia e scegliere questa meta così nordica per una siciliana? Stiamo parlando proprio di due poli, insomma, no? Il sud mediterraneo e proprio il nord scandinavo. Come arriva questo qua? Perché Ma abbandonare non. l'Italia e scegliere un Ma paese guarda, la nordico? Norvegia non lo so, evidentemente c'era già in qualche cellula nascosta del mio DNA, perché se vado a prendere una fotografia che ho lì nella veranda, e lì avevo circa 22, 24, 22 anni ed ero appunto all'università, indosso un maglione nero con sullo sfondo il tipico disegno Marius della norvegese, cosa che io ai tempi non, di cui ai tempi io non avevo assolutamente coscienza. Però Vedi? vedi, cioè, adesso insomma, quando sono. Ho spacchettato le mie fotografie, le mie cose, quando ho portato i miei pesanti e ingombranti averi qui in Norvegia, ho Fatto questa detto, caspita, ma io testimonianza. qui avevo 22 anni, avevo questo maglione addosso con il disegno Marius norvegese, ho detto, com'è possibile questa cosa? Poi appunto forse era. Stava lì nel Era mio. destino, Era era destino, destino. capito? Perché lasci l'Italia? C'è una motivazione? Per fondamentalmente stanchezza, stanchezza di confusione, di malcostume, maleducazione, mancanza di civiltà, mancanza di tante cose. E poi soprattutto non mi piaceva più uscire di casa con l'idea che stessi andando in battaglia. Quindi
Cioè, una cosa che mi è pesata tantissimo gli ultimi anni che ho vissuto a Roma è il fatto proprio di uscire di casa pensando di dover indossare una grossa, spessa, pesante corazza metallica e affrontare l'umanità, soprattutto cioè, il mondo romano in particolare, no? E questa cosa alla fine mi ha messo in grande agitazione, cioè mi ha fatto stare male. Notavi, quindi sentivi un problema relazionale, insomma, Ma fra relazionale. le persone, insomma, come dire, un Sì, problema ma di... fondamentalmente sì, ma con la città di per sé, no? Con la città, il traffico, la gente che ti graffia o ti investe la macchina e non ti lascia neanche un messaggio, quindi Malcostume, dici? è furto continuo, cioè mi hanno scassinato la macchina per poi rubarmela definitivamente non so quante volte. C'è proprio una stanchezza, proprio. Tu sai che, vabbè, la sera quando torni a casa dici, vabbè, oggi sono tornata a casa sana e salva. Wow, lo scriviamo sul calendario. Hai un'ora a cercare parcheggio. Poi io avevo lo studio in centro, quindi A questo punto svolgevi la tua attività sì, di svolgevo la mia architetto, professione, la avevo il mio professione. studio e dovevo andare in giro per clienti, cantieri, negozi, quindi avevo bisogno della macchina, però c'era più il tempo che passavo in macchina a smadonnare perché per questo e per quello. E in questo come arriva allora la Norvegia, insomma, con quest'isola di Non salvezza, almeno apparente a quel apparente, momento? apparente. No, arriva in modo abbastanza buffo. Cioè, può essere anche una cosa ridicola da raccontare, no? Un viaggio di mia sorella con la sua famiglia in Norvegia risalente più o meno al 2009. Quindi mia sorella ritorna da questo viaggio, io allora ero in Sicilia, mi racconta dei contadini che lasciano le mele, le uova abbandonate fuori su un tavolino, in modo che la gente possa prenderle e pagare. Lasciare Autonomamente, autonomamente, tu prendi tre che mele e sì, lasci lasci due corone, non so. esatto, insomma il prezzo che è fissato. Cioè, mi racconta mia sorella tutta una serie di esperienze a dimostrazione di una grande onestà e di senso del comune, di amore per tutto quello che è il comune. Di tutto quello che appartiene a A tutti, no? tutti Di un senso grande, civico molto forte. grande senso civico, rispetto reciproco e tutto quanto. Mi fa una descrizione di questa società e di questi luoghi, certo una descrizione limitata Ha degli aneddoti quasi, no? Si sì, può. ma anche sai, una vacanza di 10 giorni, Certo, no? Però di certo, esperienze vissute in prima persona. certo. Certo. Quindi queste cose rimangono dentro la mia testa e quindi il giorno in cui io mi rendo conto, dopo un anno e mezzo da questo racconto, che non ce la faccio più a stare in Italia, cioè non vado a pensare, che ne so, di andare a stare a Berlino, di trasferirmi a Berlino o a Londra o a Amsterdam o a Barcellona, che sono tipicamente europee. Che penso io? Me ne vado in Norvegia, che non fa parte dell'Unione Europea, che non c'ha l'euro, dove leggo poi per conto mio che c'ha uno standard di vita altissimo, un welfare fantastico e tutto quanto, insomma, tutta una serie di considerazioni molto molto positive, una classe, una diversificazione delle classi sociali molto lieve, dove praticamente la ricchezza non viene ostentata, ma viene diciamo vissuta con semplicità, ecco, Dire, meno diciamo. percepibile, insomma, vissuta con più semplicità e più umiltà, no? E quindi tutto questo fa sì che io nell'arco di un mese prepari, fa sì che io prepari due valigie, una con l'abbigliamento più leggero e una con l'abbigliamento più pesante,
prenoti un biglietto aereo solo Solo andata, andata, il famoso biglietto solo solo andata, andata. un alloggio, diciamo, decoroso dove trascorrere almeno 10 giorni. Due valigie, decoroso, alloggio, 10 giorni. Allora, arrivi in Norvegia, qual è l'impatto? Cioè, ti ritrovi nelle storie di tua sorella, le riconosci? Insomma, quando arrivo era Era settembre del sull'inizio 2011, del dell'autunno 2000, scandinavo. sì. Tanto vabbè, la lingua, beh, ho scoperto dopo con il tempo, no? Le similitudini con la lingua inglese, con la lingua italiana, le ho scoperte dopo, però naturalmente il primo impatto è quello, vabbè, ma questa è una lingua incomprensibile, ostrogoto, non ci capisco niente, quindi insomma. Ci arrangiamo, no? Con l'inglese. E poi niente, vabbè, io adesso cosa pensavo io di fare? Niente, cerco di trovare poi un lavoro, qualcosa da fare, no? Se non lo trovo, i soldi che ho me li spendo in un viaggio, non intorno al mondo, ma intorno alla Norvegia, visto che è Ok. anche così costosa. E all'epoca era molto caro il Eh sì, cambio, all'epoca il cambio era sfavorevolissimo. favorevolissimo. Tu dovevi, sei venuta per 10 giorni. Alla fine questi 10 giorni sono diventati altro? Sì, sono diventati altro perché a Oslo fondamentalmente il settore che tirava di più è quello della ristorazione, no? Con gli italiani. Quindi non mi sentivo pronta ad affrontare studi, interviste con studi di architettura, cose del genere, perché volevo comunque intanto rinfrescarmi l'inglese, perché in Italia non è che si parli più di, ai tempi non si parlava più di tanto. Quindi avevo bisogno intanto di sentirmi più, un attimo più sicura di me stessa. Quindi ho detto no, devo fare delle esperienze prima per cercare di ambientarmi un po' in questo posto, cercare di capire un po' come ragionano queste persone, che tipo di civiltà, di cultura hanno. E quindi ho trovato un'agenzia che si chiama Workaway e tramite questa agenzia sono andata a vivere per una decina di giorni a casa di una coppia. Che vive nelle vicinanze tra Bergen e Voss, e con un grande giardino sono andata a lavorare lì in cambio di vitto e alloggio. E sono stata insieme a questa coppia simpaticissima e ho dato da mangiare alle capre, alle galline, ho fatto un po' di giardinaggio, ho cucinato qualcosa di italiano e ho chiacchierato tanto con questa coppia, con la quale sono stata molto bene. E siamo lì, tu hai fatto questo lavoro con questa famiglia Sì. simpatica, quindi ancora tutto può succedere, potresti tornare in Italia, No, e cosa ma io succede? rientro a Oslo e decido su consiglio di una gentilissima persona che mi ha molto aiutato, devo dire, o che ho conosciuto per caso. Queste sono delle fortune che ovviamente non tutti hanno, ma io sono stata fortunata Noi diciamo sempre che a volte quando ti metti sulla via del cambiamento incontri anche delle cose, no? Tu vai sì, le verso le cose cose vengono vengono verso verso di di te. te, no? Infatti io ero molto molto predisposta a dare e a ricevere in quel periodo, no? Cioè avevo proprio voglia. Era in quella fase in cui dovevo proprio sbloccare questo meccanismo e niente, quindi questa persona che mi incoraggia, mi aiuta e mi dà questo grande suggerimento di mettere un'inserzione su HuffPost, in quanto appunto la cultura italiana è veramente molto apprezzata qui in Norvegia. Quindi io forte di questa certezza metto un'inserzione e dico che io sono italiana e che insegno italiano
E poi in un'altra inserzione dico che sono siciliana e insegno cucina italiana, posso preparare pranzi, cene, caterings e quant'altro. Ti reinventi proprio Mi reinvento, cioè una vita. metto praticamente a frutto due capacità, o non so, capacità o Beh, la lingua due. perché la parli, la cucina perché probabilmente Sì, dalla tua famiglia, non so, ti vada. sì, dalla mia famiglia, ecco, mia madre era una cuoca sopraffina. Vedi. E poi in casa mia abbiamo vissuto praticamente lottando, cioè a stretto contatto con le pile dei libri, cioè la buona lingua e la buona cultura. Sempre stata di casa, Sono, insomma. so, sì, sono stati, diciamo, come dei principi fondanti, ecco. E quindi forse presuntuosamente mi sono piccata Insegnare. di poter insegnare un po' di italiano e di poter cucinare qualcosa di genuino, ecco. Ha funzionato alla grande perché io mi sono mantenuta pagandomi l'affitto di un piccolo appartamento e tutto quanto, praticamente facendo queste due cose. Insegnando italiano e preparando catering e usufruendo anche, devo dire, di un modestissimo ma comunque costante Aiuto mensile aiuto da statale. parte dello Stato e sono andata avanti così. Ho frequentato anche diversi corsi, cioè, ho fatto poi un po' il discorso dell'architettura, mi è sfuggito di mano perché mi sono resa conto che la tecnologia corre più velocemente delle mie capacità di Questo non capita adattamento. solo a te. Sibam, tu vieni in Norvegia per 10 giorni per assaggiare questa terra, però che cosa succede? Questi 10 giorni diventano Questi 10 giorni diventano quasi 12 12 anni. anni. È grave, è Li hai gravissimo. moltiplicati, però. Hai usato un buon Una moltiplicatore. cosa gravissima. No, penso di avere fatto una scelta giusta, intelligente di venire qua, perché poi in effetti l'Italia ha vissuto in questi 10 anni, 12 anni, una crisi sempre crescente. Quindi io mi sarei trovata ancora più in difficoltà se fossi rimasta. Diciamo che i primi 5-6 anni ho lavorato molto con questo, in questi due settori. Adesso ci lavoro molto di meno perché mi sono dovuta trovare una sistemazione con più certezza, ecco, diciamo così. In questo la Norvegia, no, abbiamo capito dalle interviste che abbiamo fatto, aiuta molto però, no, a cambiare, a rinnovarti, a ricominciare a studiare, a fare dei corsi. È quello che è successo un po' anche a te, no? Sì, ne voglio dire, per esempio, i ragazzi, se noi guardiamo i ragazzi norvegesi che finiscono il liceo, prima di cominciare l'università, per esempio, attraversano un periodo a cuor leggero dove testano se stessi. Questo è Quindi chi interessante. viaggia, chi lavora anche al supermercato, mette da parte dei soldi, cioè diciamo che anche quando incominciano a studiare hanno grandi possibilità di cambiare facoltà e di conservare una parte delle materie che hanno già dato in esame. Ok. Quindi questo tipo di flessibilità, voglio dire, è una flessibilità mentale che loro già mostrano Fin dalla scuola, fin insomma. dalla scuola. Hanno questo tipo di proprio, perché la società stessa, lo Stato, le leggi lo consentono, diciamo che facilitano questa flessibilità, cioè non la ostacolano. E quindi quest'idea di cambiamento, di poter andare verso ciò che ti piace, poi perdura lungo la Sì, vita di un norvegese. perché io ho conosciuto molte persone che non solo italiani, ma anche norvegesi, che
nell'arco della loro vita lavorativa si sono riciclati in diverse professioni, diverse attività, magari completamente diverse dalle precedenti. Il rapporto invece proprio con l'umanità norvegese, insomma, qual è stato l'impatto? Come ti sei trovata? Che tipo di persone sono? Aperte, accoglienti, Ma leali? sì, ma diciamo che è una società che si evolve molto velocemente, nel senso che hanno sempre più immigrati, gente che viene da fuori, sia studenti per Erasmus, cose, e anche gente che viene qui perché viene accolta. Gente come me o persone anche più, molto più specializzate di me che vengono qui più in giovane età e trovano il lavoro e le gratificazioni che in Italia non trovano, no? E se dovessi dirci invece qualcosa di negativo di questa società norvegese che tu adesso intendi lasciare e prepararti a un nuovo cambio, no? E Sì. quindi sicuramente ci No, è sarà una anche qualcosa che non sta bene. società struzzo. Quindi la testa sotto la sabbia. Sì, assolutamente sì. Questo Cosa vuoi non dire? Ecco, voglio dire spiegacelo. che sono persone che diciamo, innescano nel loro modo di vedere, innescano in modo automatico, diciamo, un filtro che gli consente di continuare a considerare la Norvegia è il posto perfetto, dove tutti sono bravi, tutti sono onesti, eccetera, eccetera. Cioè hanno questo filtro in automatico, no? Anche perché sono persone che non accettano il conflitto, hanno tutto un loro modo per gestire le situazioni conflittuali, che è un modo, diciamo, io non lo posso criticare, perché ogni mondo è paese, si dice, no? Quindi se loro sono così è perché magari fa buio alle 3 del pomeriggio. Noi italiani siamo diversi perché fa buio alle 10. Cioè, voglio dire, non si può criticare. Ma è semplicemente Sì, un'analisi, come dire, si può uno. analizzare, no? Io posso dire per me questo non è bello, ma non è bello perché io vengo da un luogo dove le cose vengono affrontate in maniera completamente diversa. Però io sono qui e quindi, cioè, anche il fatto di essere ospite mi mette nella condizione di cercare di vedere le cose dal loro punto di vista e non sempre dal mio. Hai detto prima, si è andata via da un luogo dove sembrava che i conflitti non finissero mai. Esatto. Quindi Quindi capisci che è un ci po' vorrebbe la famosa via di difficile. mezzo. Qui i Esatto. conflitti non escono, però da No. noi non finiscono mai. Esatto. Allora, No, no, ma infatti e allora da qui dove vorresti io muoverti, non no? vedo l'ora di muovermi perché ormai ho la mia età, sono stanca sia dei non conflitti che dei conflitti, sono stanca di tutto, non ne posso più e vorrei andare in un posto dove intanto una natura, dove posso trovare una natura più consona alle mie origini, no? Cioè, quindi io amo il mare, ma mi piace quel mare azzurro, non mi piace il mare marrone della Norvegia. Mi ci faccio il bagno lo stesso, anche perché mi piace l'acqua fresca. Però vorrei un mare azzurro, trasparente. Mi viene in mente l'Egeo, non so perché. Ecco, l'Egeo, il Mediterraneo. E quindi che No, e cosa quindi stai progettando, sto diciamo? progettando che intanto sogno a occhi Bene, aperti il sogno ci perché vuole. a quanto pare non posso andare via da qua senza aver compiuto una certa età che mi consentirebbe di avere un minimo di pensione. Quindi da un lato navigo nella disperazione perché so che devo aspettare e dall'altra dico vabbè, ma io che me ne frega a me dei loro soldi, io mi vendo la casa, chissà quanto tempo ci campo questi soldi. Sì,
Tu sei una donna single e non sei madre, no? Hai fatto queste scelte, quindi puoi anche muoverti insomma più liberamente, sei più leggera, no? Infatti sì, metto tutto in vendita, tutti i miei mobili, i miei quadri, tutti gli oggetti, vorrei vendere tutto e partire con uno zaino in spalla e basta. Ti rivolgi altrove, hai qualcosa in mente? Ecco, diciamo che da quando insomma ho cominciato a guardare il vostro sito e ascoltare il vostro canale, così è, diciamo che la Grecia, che già era nei miei pensieri, comincia a concretizzarsi un po' di più. Quindi bene. Vediamo, appena riesco a prendere 2 settimane di ferie, di fare un bel giro esplorativo in qualche posto della Grecia, in qualche isola della Grecia. Allora su questo poi ci aggiorniamo anche dal vivo, facciamo, no? Quindi insomma la Norvegia è stata una bella esperienza nel momento giusto, come furono Milano e Roma, però tu non hai paura di chiudere le pagine e di cambiare. Anzi, non vedo l'ora di chiudere questa pagina e di incominciarne un'altra che spero sia più finalmente consona a quelle che sono le mie esigenze di oggi. Ecco. Di oggi, certo, perché poi che la vita diverse da quelle di la vita ieri. Si evolve e quindi no, avendo tu tagliato il tuo cordone umbilicale originario molto tempo fa, stai progettando, no? Quindi questa casa è tua, è una casa di proprietà che tu venderesti per poi aprirti quindi a nuove cose, assolutamente, no? Sì, e non è detto che siano le ultime, poi, le case si comprano per questo, per secondo vendere. Me si comprano per poterle vendere e farci qualcos'altro. Bene amici, allora sicuramente troveremo Silvana magari alle latitudini che noi frequentiamo spesso, quindi quelle dell'Egeo e della Grecia, e avremo modo di raccontarvi insieme a lei delle nuove cose, dei cambiamenti, della materializzarsi dei cambiamenti e dei sogni che stai sogni. Il bello è questo, no? Crescere ma continuare ad avere dei sogni, poi il cambiamento è bello per questo, no? Grazie mille allora Silvana per questa tua testimonianza. Grazie a voi per avervi conosciuto, è stato un grandissimo piacere e sono sicura che ci rivedremo. Piacere reciproco e l'augurio è ben accetto allora. Ciao amici. Arrivederci a tutti.